siamo in uno spot. Spero che non si muova a frame, ma non riesco. Troppo eccessivi, devo fare una piccola messa. Vi porterò poi totalmente un video, scusa. Devasto, ovviamente tutto rilasciato, ragazzi. Penso che nei video si veda tanto del continuo recupero e trovare le scavanciate senza niente. C'è molto volte il rischio di rompere. Basta. Detto questo, io vado a mangiare, vado a fare la cena, vado a mangiare due uova. Allora, ragazzi, porto con me col bando, soprattutto se come me avete delle alghe per terra. Allora, ragazzi, cara, questa è una mina del 4. Così si prende il nostro amato filo elastico, è sdraiato e si è addormentato sul bagnasciuga. Forte sonno. Allora, ragazzi, mamma mia, per segnare il pendolino. Sì, si vede questo qua, come sempre, vedrete tutti i prodotti che ci sono senza alcun problema. Niente, così sembra che non fa luce, però come vi dico sempre, avete presente quando il filo si attorciglia? Non ti pedito. Beh, stasera abbiamo deciso di non demorte. Strada, non mi dispiacevo. L'unica cosa che c'è, inutile dire che è stato restituito il favore. Vi faccio vedere questi ultimi due recuperini, ragazzi, e poi sulla traversa o di un metro vi ritroverete. Ehi, ciao, ma sei il ragazzo che fa i video su YouTube? Ho cambiato due chiacchiere tra pescatori. Quindi avessimo pescato, utilizziamo anche la pagina Facebook, quindi valutate. Vi ricordo che i cappellini sono disponibili, le magliette, i laccetti da collo marchiati, quindi quale idea, ragazzi, poi quello vedremo con il grafico. Pranzo, alla prossima. Benvenuti a un nuovo video. Spero che non si muova frame, ma non riesco a capire. Sembra che funzioni, non riesco a capire, ragazzi. Spero bene. Siamo in una spiaggia, c'ho fretta, sto montando. Siamo con Napoletano e Bibi. Ci vediamo fra poco, vi chiedo scusa ma ho una fretta. Prima del tramonto devo montare tre canne, immaginate. E il cielo guardate com'è. A tra poco. Siamo in una spiaggia, oggi siamo con Arenicola. Ora ve la faccio vedere. Eccolo qui, guardate. Guardate che bei capi. Scusate. Guardate che bei capi di Arenicola. Un po' di Bibi trattato, siamo con un po' di Bibi trattato, ragazzi, e per il resto diciamoci, ok, ora fa un po' di luce, diciamo che ci stiamo organizzando un pochettino. I pendolini penso che ora vi farò vedere la ripresa, anche se totalmente al buio si vedrà, presumo. Uno sta là e l'altro sono alto. Sto facendo tre tipi di prove diverse, ovvero cicalini, starletto sulla cima e il pendolino. Qual è quello che va di più? Vedremo. Ho provato con dei mulinelli nuovi, inutilizzabili, troppo eccessivi, devo fare una piccola messa a punto. Detto questo, come sempre, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale. Penso che questo video sarà tipo un surplus, cioè un'aggiunta di vari video. Farò vedere questo video, poi ne farò vedere un altro e nel frattempo farò vedere anche un'immersione. Tutto unico, oggi sarà una cosa mista. Il collega di pesca ha tirato fuori una mormorina, piccola. Sono venuto qua esclusivamente per l'orata. Come ogni estate qui le orate le prendo. E vediamo un po'. C'è un altro pescatore con tre canne. Non mi sembra che stia prendendo nulla. E penso che vi porterò poi totalmente un video esclusivo bombarda col coreano. Vediamo cosa riusciamo a fare come devasto. Ovviamente tutto rilasciato, ragazzi. Penso che nei video si veda. Rilascio il 90% delle prede, che invece le persone terrebbero tranquillamente. O almeno lo dico visto i video e visto i post che pubblicano, o i video che pubblicano su Facebook che io vedo. Non c'è nulla di male, però la pesca per me è un relax, oltre che il mio lavoro avendo un'azienda. In ogni caso, qua sotto vi lascio lo shop per il video e così siete tranquilli, nel senso che potete vedere tutti quanti i prodotti e avere un minimo di organizzazione durante gli acquisti. Adesso vi faccio vedere gli Starlight e vabbè, il setup delle canne ora ve lo faccio vedere. Questi sono i magnifici picchetti, ragazzi, con il rivestimento in antigraffio, blocco canna, che io l'ho appena lanciato e non l'ho inserito. Stop. Qua c'è il magnetino con gli ammi che finisco di usare e il bicchierino stupevole. Classico assetto, un lancio discretino. Lì c'è il pendolino, guardate, ve lo faccio vedere così. Se vi tolgo la luce penso. Eccolo qui, lo vedete quel puntino? La canna sarà una cinquantina di metri. Lo vedete quel puntino? Esattamente.
Ragazzi, lì è proprio dove si trova il pendolino. Mancetta non ho ricevuto, non ho preso nemmeno una preda per adesso. Non è presto, saranno le 11:30. Purtroppo ho avuto problemi con la videocamera. Se vi dovessi mettere tutte quante il kit in camera che ho fatto, è impressionante. Detto questo, ragazzi, nulla. Vi faccio vedere il classico assetto che abbiamo. Aspettate, eccolo qui. Classico assetto. Lì abbiamo la spazzatura, ragazzi, come sempre. Un po' di piombi. E qui dietro abbiamo il come si chiama? Il bibi trattato. E qui abbiamo la renicola. Come vedete, abbiamo un bel po' di renicola. Detto questo, ragazzi, gli ami che stiamo utilizzando sono i Murmurat e i Saracus. I Murmurat vende per la renicola, ragazzi, e passa, che è una favola, senza alcun problema. Stiamo utilizzando la Model 6 oggi, quindi se passo la Model 6 potete stare tranquilli. E stiamo parlando di una normalissima renicola, come potete vedere, anzi è un pochettino mortigna, quindi è pure più flaccida, c'è più rischio che si rompa. E basta, per il momento sto pescando solamente con il bibi, però perché mi sono stancato del continuo recupero e trovare l'esca mangiata senza niente. Ecco il perché a me non piace pescare con i vermi, o perlomeno con vermi delicati come la renicola, perché è un continuo. A me piace lanciare, quindi dovrei lanciare 12 volte. Siccome non sono lanci facili, ma c'è molte volte il rischio di rompere, non mi posso permettere di fare una cosa del genere. In ogni caso, detto questo, mi vado a mangiare, vado a fare la cena, vado a mangiare due uova e vediamo un po' come va la cosa. Ragazzi, porto con me con un bel recupero. Qua c'è il pendolino, come vedete basta sganciarlo. Io lo aggancio alla parte bassa del picchetto, come potete vedere. Vedete? Dopo averla agganciata alla parte bassa del picchetto, prendete giù la canna e vi dovete recuperare velocemente il filo che è in bando, soprattutto se come me avete delle alghe per terra. Dopodiché ferrate. Beh, c'erano un poco di alghe in sospensione. Vi devo dire una cosa, sono rimasto stupito, sarà per la forma che abbiamo fatto. Il pendolino praticamente, anche con un vento, ora ci sono 8 nodi, quindi comunque un discreto vento, non è tanto, non è poco, 16 km di vento sono abbastanza, 15, scusate, 14 km di vento sono abbastanza. Non ci lamentiamo, non dondolano e anzi rimangono immobili. Dondola più la canna sul cimino che il resto. Per il resto recuperiamo, ma non c'è niente, anche perché il segnalatore non ce l'ha segnato. Vorrei giusto controllare un po' che non l'esca, ragazzi, anche perché con questi granchi mi viene da piangere. Ovunque vado ci sono questi granchi, che non è una cosa proprio delle più belle. Si sono pappati forse il bibi, ragazzi, dobbiamo rinnescare. Ora ve lo faccio rivedere, va? Vi faccio rivedere l'inneschino, intanto ce lo recuperiamo in maniera pulita. Si è riagganciato automaticamente il pendolino, ecco. Eh sì, ragazzi, manca vicino l'amo. Rinneschiamo e rilanciamo. Ho recuperato questa canna e ho trovato l'amo completamente pulito, quindi adesso noi dovremmo innescare. Questo è un amino del 4 e rinnescheremo da capo. Manciate non ne ho visto, perlomeno vedevo piccoli movimenti, non pensavo potessero essere. Infatti pesciolino, vado a prendere un pezzettino di bibi e gli faccio vedere come lo innesco. Nel frattempo gli metterò un po' di renicolo sopra e faremo tipo un unico blocco, quindi faremo questa prova. Vi devo dire, il mare sta diciamo acquistando energia e c'è parecchio vento,
infatti ho messo la funzione antivento perché ho il microfono esterno, perché c'è un vento da fare paura. Boh, chi lo sa. Come vi dico sempre, questo è un accessorio che non vi deve mai mancare nel cassone. Ago doppio. Qua abbiamo la nostra pezzettina di Bibby. Non facciamo altro che dover andare a praticamente montare il Bibby in una maniera molto banale, cucendolo. Ok, lo facciamo passare dentro, poi si buca e si fa uscire. Poi si prende la misura dell'amo, si ribuca e poi si fa uscire praticamente qualche millimetro prima della fine. Così. Vedete? Ok. Poi cosa si fa? Si poggia questo sotto con il filo elastico. Perciò, come vi stavo dicendo, aghino messo sotto, si prende il nostro amato filo elastico che sta facendo un poco il cattivo e poi si iniziano a fare un paio di giri. Questo perché? Perché così l'esca rimane più compatta durante il volo e viene più facile da gestire. Ora c'è il compagno di pesca che sta letteralmente dormendo, si è sdraiato e si è addormentato sul bagnasciuga. Lo dovevo capire quando mi ha chiesto: "Radio, ma per caso in azienda avete anche sedie per andare a pesca?" E io gli ho risposto: "Sì, certo, con braccioli, senza braccioli." "Ah, ok, poi fammi sapere i prezzi che sarei interessato." Ora ho capito perché. Forte sonno. Dopodiché, ragazzi, si spila. Ed ecco qua, il vostro innesco. Grazie al lago doppio. Senza di lui, ragazzi, non li potete fare questi mezzi. Inutile illudersi. Piccolo, compatto e funzionale. Senza ombra di dubbio. Ce lo lanciamo. Mamma mia di luce. È mezzanotte. Come potete vedere. Mezzanotte 09. Quindi mezzanotte 10. Mi è entrato un moscerino nel naso mentre stavo registrando. Ma io lascio tutte queste cose, come ben sapete. Ci rifacciamo quest'altro recupero. Ma come vedete là sotto il segno del pendolino. Sì, si vede questo qua. Vuoto. Non si è mosso nulla, ragazzi. Niente. Un pochettino mi sto... Anche perché ho rinunciato a una bella grigliata di carne. E sono molto deluso. Però purtroppo al momento mi sto divertendo più di giorno. Questa è la triste verità, se così vogliamo dire. In ogni caso, sono contento di aver testato i nuovi pendolini in maniera molto più approfondita, in una spiaggia più buia, eccetera eccetera, e sono davvero contento. Ovviamente vi ricordo che sono in vendita, disponibili al prezzo lancio, lo vedrete qui nello shop, è pubblicato il prodotto insieme a tante altre cose. Posso comunicarvi che sono rivenditore Akami, l'unica azienda che realmente sono rivenditore. Quindi avremo tantissimi prodotti, tra cui sacche, borse, comunque poi li vedrete. In ogni caso, sul catalogo, come dico sempre, vedrete tutti i prodotti che ci sono, senza alcun problema. In ogni caso, bancio alle ciance, ci facciamo il recupero prima di questo e poi di questo. Anche se questo da poco l'abbiamo lanciato, comunque almeno una piccola ferratina gliela diamo per controllarlo. Mi sembra troppo strano, ragazzi. Sono quasi deluso, posso dirlo? Sì, lo posso dire. Niente, qua ragazzi, qua niente. Andiamo a controllare l'acqua. Andiamo dall'altra. Adesso ragazzi ci facciamo questo recuperino, questa qua che non la controlliamo da un po' di tempo. Come vedete, ragazzi, il pendolino ha il contrappeso. Beh, io sto usando piombini con l'astina perché ho questi. E devo dire che non oscillano,
sono anzi molto molto fermi. Ovviamente così sembra che non fa luce, però come vi dico sempre, cioè oggi stasera c'è un faretto da 2500 lumi, normalmente sono 5000 lumi, tanta luce. In ogni caso, credetemi, fa tanta luce. Già basta vedere se lo sposto qua, guardate che buio qua. Cioè guardate che luce. Li agganciamo lì e ci rifacciamo il recuperino. Vediamo un po'. Sento pesantuccio, ragazzi. Sì, sento pesantuccio. Speriamo un pochettino la frizione. Che può succedere? Però è strano perché il pendolino si sarebbe dovuto muovere. È un po' duro, sento peso soltanto sul mulinello, non sulla canna, quindi potrebbero essere altri. Questa spiaggia l'ultima volta mi ha regalato altro. Bella casa, io non vedo nessun pezzo. Il bimbi è tutto qua. Che è successo? C'è un po' di garbuglio nel trottolo. No, vabbè, non era garbuglio, ragazzi, era... Avete presente quando il filo si attorciglia? Non mi so dire. L'esca c'è ed è anche abbastanza pulita. C'è un pochettino di alghe, ma niente di grave. Il bibbi è tutto qui. Vabbè, ce la rilanciamo in acqua. Non abbiamo molte possibilità. Stasera sono un poco demoralizzato, ragazzi. Eppure questa è una bella spiaggia. Perché quando vieni con l'arenicola, ecco, l'arenicola non mangia, no? Già inizi un pochettino a scoraggiare. Ma noi insistiamo perché non demordiamo mai. Non è vero. Stasera abbiamo deciso di non demordere. Ragazzi, questa è una piccola cosa, vedi qua ho fatto una piccola parrucca. E poi ho mangiato nuovo, ora lo raccolgo, nuovo sodo, lo vedete, anche se questo non inquina, però non è giusto lasciarlo. Sa che tiro nella spazzatura con tutta la plastica, quella io non la metto mai. Il filo, ora che abbiamo fatto fine serata, lo rimettiamo qua dentro. E in pratica, ragazzi, così abbiamo concluso la nostra pescata. Perché vi dico questo? Vi dico questo, ragazzi, perché adesso noi recupereremo tutto. Abbiamo mollato, per oggi è finita, si è fatta l'una. Non voglio fare più tardi, anche perché domani o la domenica me la vorrei godere con tranquillità e non essere rinco, diciamo così. Sono contentissimo di tutti i prodotti. Questa pescata è stata fatta per questo. Se ci fosse uscita l'orata non mi dispiacevo. L'unica cosa che ci è uscita è un bel morso, in realtà un bel pizzico dal granchio fantasma, perché non l'ho visto. Era messo poggiato sulla sabbia, ci ho messo il piede vicino e tacchete, me ne sono reso conto troppo tardi. Inutile dire che è stato restituito il favore, ovviamente. Diciamo, mi sembra anche giusto. Sono qualcosa di impressionante, cioè zampe lunghe così. Io già che sono, diciamo, un po' timoroso dei ragni, o perlomeno non li adoro, non è il massimo. E va bene, vi faccio vedere questi ultimi due recuperini, ragazzi, e poi si smonta e si torna a casa. Magari vi faccio vedere poi un pochettino di strada di ritorno, ma tanto qui, ragazzi, sono tutte campagne, quindi
anche se vi dovessi far vedere il posto come arrivarci, in realtà non ci arrivereste mai, perché sono tutte campagne. Se doveste sbagliare di una sola traversa o di un metro, vi ritroverete a raccogliere ciliegino, zucchine, peperoni, ma di certo in spiaggia non ci arrivate. Questi sono sentieri, ragazzi, non sono... qui non è per il turismo, però sono belle spiagge, belle spiagge. Come vedete non ho problema di risposta, però in questo caso, ripeto, è inutile dirvelo perché tanto non ci arrivereste. Ve lo dico molto francamente. Chi è della zona magari conosce, se no, ciao ciao. In ogni caso, gli spot sono pochi. Magari a settembre vi farò vi illuminerò, almeno così avrete tutto il periodo invernale per venirci. Dai, facciamo questo recupero, ragazzi. E speriamo bene, anche se comunque la vedo nera. Recuperino magico. Comunque sono le canne, ragazzi, che sono bagnate. Non so se si vede, proprio bagnate. Non lavo i pedoni dalle canne, ragazzi. Hanno fatto anche la muffa, ironicamente. Ci tengo, ovviamente. Ok, ci facciamo sto recuperino. Ho fatto conoscenza con un ragazzo. Comunque sono molto contento. Oggi è una giornata molto particolare. Ho incontrato quattro ragazzi che mi fermano. Ehi, ciao, ma sei il ragazzo che fa i video su YouTube? E ragazzi, anzi, è piacevole. Quindi mi sono fermato, siamo fatti una chiacchierata, abbiamo, diciamo, scambiato due chiacchiere tra pescatori. Quindi mi ha fatto davvero davvero piacere questa cosa. Per il resto, questa è stata la cosa. Anzi, sono contento, domani mattina, se riesco, sgarriamo con un bel semifreddo a colazione. Se non l'hanno mangiato tutto stasera, eh. E io però non stavo vedendo dove stava arrivando l'esca, comunque non credo che ci sia qualcosa. E infatti, vabbè, va, ragazzi, ho capito. Alghe, facciamo bene ad andarcene, ragazzi. Ci sono alghe. Onestamente, quando ci sono alghe non ne vale. Ops. Come vi stavo dicendo, non ne vale la pena. Io domani, se mi viene una piccola follia, ragazzi, faccio praticamente una pescatina con la bombarda. Ora vediamo se mi faccio una semplice pescata con la bombarda, anche perché ho una scatola di coreano, se è ancora vivo da consumare. Mettiamola così, se non è caduta questa canna. E magari portarmi soltanto una canna con la teleferica, vabbè, le quattro cosine per innescare il bivio. Chi lo sa. Qui il bivio non se lo sono nemmeno schiaffato, come si può dire. Integro completamente. Ora noi cerchiamo di sfilarlo, che non mi va di tagliare il bracciolo. Lo farò poi a casa con calma. Stasera non lo voglio. Il bibbi che è rimasto io lo devo mangiare ai nostri amati granchi. E ci rivediamo con il prossimo recupero, ragazzi. Quindi tra un po' togliamo il pendolino, come sempre. Devo dire che sono molto più comodi, ragazzi. Meno torcicollo. Tanto abbiamo la luce del barettino. E pure qua alghe, ragazzi. Sentire così pesante alghe, non c'è altra spiegazione. C'è proprio altra spiegazione, ragazzuoli. Non può essere mai. Sarebbe il colmo. Sentire pesante, sento pesante. Non avverto testate del pesce, non c'è un minimo di fuga, non c'è... Molto strano.
No, ragazzi. Ah, vabbè, erano alghe. C'era un'alga attaccata al piombo, perché l'esca è intatta, come potete vedere. Quindi era un semplice problema di alghe. Però questa cosa mi fa pensare, ragazzi, che abbiamo pescato praticamente in un fondo di alghe, quindi è come se non avessimo pescato. Vedete? Utopia. In ogni caso, ragazzi, adesso finisco di chiudere questa canna, sistemo il tutto, pulisco quello, controllo di aver lasciato qualcosa in giro, sia di sporcizia, ma non credo, perché quella la metto subito, sia di attrezzatura proprio, ci rimarrei male. Finisco di fare questo, smonto tutto, monto tutto tra virgolette in macchina, quindi rimetto allo suo posto e via, ragazzi, e quindi siamo pronti per una nuova avventura. Penso che noi ci rivedremo in un nuovo video sempre a pesca, anche se avrei l'idea di creare un giorno a settimana, tipo il mercoledì un tutorial, e il fine settimana un video di pesca, quindi due video a settimana, che sono 6 video al mese. Se vi dovesse piacere l'idea, magari lasciate qui un commento, un like, giusto per capire cosa ne pensiate. Anche se comunque io nella sezione community o su Instagram, su IG, spesso e volentieri faccio sondaggi. È anche vero che molte volte utilizziamo anche la pagina Facebook, quindi valutate voi dove seguirci maggiormente, o magari seguiteci ovunque. Vi ricordo sempre di iscrivervi, attivare la campanella ovviamente, per un fattore di che vi arrivi subito la notifica durante i video. Molte volte YouTube questo non lo fa, perché di spontanea volontà decide che non va fatto. Va bene? Per il resto vi ringrazio tutti, nell'ultimo periodo ci state seguendo davvero in tanti, vi ringrazio per gli ordini e perché credete nel progetto Surf Casting e lo Yon. Vi ricordo che i cappellini sono disponibili, le magliette inutile chiederle perché è un'edizione limitata del 2021, ormai nel 2022 l'edizione saranno i cappellini e i lighter, cioè i laccetti da collo marchiati, quindi finiti questi ad esaurimento scorte. Se ne parlerà poi di un nuovo progetto l'anno prossimo, che non ne ho la più pallida idea, ragazzi, poi quello vedremo con il grafico, va bene? Quindi un abbraccione e buonanotte, o buon pomeriggio magari per chi lo stesse vedendo dopo pranzo. Alla prossima!